essere un po' complicato all'inizio, alla fine, perché l'avviamento è sempre difficile. Poi dopo... purtroppo ci vuole pazienza, sai, cioè non è che si fa subito e dici, cioè dici a posto, no. Vabbè, però è bello vedere. Arrivando in via Pisanelli 39, alle spalle del Ministero della Marina, lì dove c'era un vecchio convento, oggi troviamo un nuovo indirizzo per l'accoglienza a Roma davvero unico, fondato da soci intraprendenti pronti a creare un valore condiviso su molteplici livelli sociali. Hotel Etico avrà tanti primati. Primo hotel plastic free, solo cibo a chilometro zero, formazione permanente di hotellerie per disabili, spazio aperto alle comunità locali, collect point per i mezzi di trasporto in sharing, portineria di quartiere per consegna di pacchi. Bellissimo. Bello? Adesso riscendiamo. Un hotel per il quale, nonostante l'investimento di impatto così forte, uno dei suoi fondatori, l'ingegner Antonio Pelosi, ha un'aspirazione ben precisa. Dove ti leggo? La gente non si rende conto di che albergo sta, che albergo sta, vero? Cioè, tanta gente dice, bello albergo, questo è bello da una parte è un po' di, a me un po' dispiace che questa esperienza non venga apprezzata nella sua competenza, no? Ma dall'altra parte devo anche dire, sono anche contento, perché quando la gente se ne va, non avendo avuto nessuna percezione, però vuol dire che davvero, abili, disabili, tutti uguali, che è la cosa migliore. In realtà ci ritroviamo immersi in un ambiente con un genius loci straordinario, che invece vorremmo fosse apprezzato pienamente per l'impatto sociale che avrà. Abbiamo creato questo albergo in cui far leggi dei ragazzi a vario titolo, con varie condizioni di partenza, ma tutti con difficoltà, che stanno qui, imparano un lavoro con la speranza concreta che dopo questa formazione possano spiccare il volo verso un'autonomia completa da qualche trovando lavoro da qualche altra parte e così realizzando una vita piena, ecco. Quindi valorizzando anche competenze singole di ciascuno. Sì, si dà un po' di capire quali sono le abilità residue e lavorare su quelle. È chiaro che magari se c'è un ragazzo sullo stradale non può fare il cameriere, questo è ovvio, però magari è un ottimo receptionist. Esatto. Chi non ha grandi capacità cognitive, magari per receptionist non riesce, ma magari è un ottimo cameriere, vuole fare benissimo in stanza, no? Mira, stare nel sentire, questo è importante, non l'ho detto prima. Cioè, l'idea è che tutto ciò diventi un posto bello per i turisti, ma anche per la gente che c'è qui intorno, anche per la comunità. Il quartiere, perché questo è un posto così vissuto dal quartiere, non subito. Poi l'idea in cui Francesca insiste molto, dico Francesca insiste un po' troppo, però lei ci tiene a raccogliere, a fare un punto di raccolta dei pacchi Amazon anche per chi non c'è il portiere. Fantastico! Anche per chi non c'è il portiere a casa, no? Questo, guarda, Sandra ti saprà spiegare tutta una serie di dinamiche che sono drammatiche. Sì, dobbiamo lavorarci, perché comunque la vendita online produce cartoni, balli, questo, quell'altro. Poi siamo arrivati a una braciolata settimanale. E poi un'altra cosa anche che faremo è... con l'università europea metteremo a punto dei percorsi per fare un turismo non solo sostenibile ma anche accessibile, perché tanti ragazzi che hanno qualche problema hanno rinunciato a uscire di casa, no? Perché non trovano fare dove andare
spontaneità. Ecco, invece l'idea è che possano farlo così attraverso dei tour accessibili che stanno sviluppando queste università, che partiranno magari da qua, non solo per i nostri clienti, ma soprattutto per la gente qua. Per i residenti, la gente.